Salve amici appassionati del grande ciclismo e della sua storia, nonché lettori di biciclette d'epoca. Ecco, avete visto la foto in copertina? Noi vi racconteremo la storia di questo grande corridore, un corridore schietto, irascibile, esplosivo, genuino, fortissimo, ma mai calcolatore. Non ha mai vinto un Giro d'Italia, un Tour de France o un Mondiale. Ha vinto delle altre corse, sì, tante tappe al Giro, un Giro di Lombardia nel 1961, ma è stato davvero protagonista in gara e fuori gara. Accendeva sia la gara e anche poi, quando smise di correre, il processo alla tappa di Sergio Zavoli. E noi vi racconteremo appunto tanti aneddoti di questo stupendo ciclista. Perché Tacone è stato un simbolo di libertà, che con il suo carattere indomito ha saputo trascinarsi il consenso popolare. Ecco, appunto, il Camoscio d'Abruzzo era soprannominato. Il nomignolo deve averglielo affibbiato il grande Adriano De Zampa per la sua affinità con il animale selvatico marsicano, perché lui era sfrontato, lui era sicuro di sé, non si risparmiava mai. Insomma, in questo numero vi racconteremo appunto la storia di Vito Taccone, insieme a tanti altri belli e sfiziosi articoli da leggere tutti d'un fiato, e non mi resta che augurarvi buona lettura.